5 marzo del 2013. Una giornata tranquilla, senza pioggia, una temperatura accettabile. Ancora mezz'ora e il sole avrebbe asciugato le strade dall'umidità della notte. È morta in 9 secondi. 9 secondi sono pochissimi, poveretta. Possono essere tanti se uno li paragona a quelli di un terremoto. Ma era malata? A prima vista sembra di no. Bisognerebbe chiedere al suo medico curante. Il terremoto comunque c'è stato. Purtroppo sì. Ma io questa donna la conosco. Si chiama Finuccia. Era la mia migliore amica. Ci siamo conosciute ai tempi del liceo e siamo riuscite a non perderci mai di vista. Incredibile, vero? C'è stato un periodo che eravamo innamorate dello stesso ragazzo. Se l'è preso lei, però io dopo l'ho sposata. Poi mi sono separata e tutto è tornato come ai tempi del liceo. Potevi dirmelo, no? Che ero praticamente un inefficiente divorato dall'ansia. E secondo te non ci ho provato? Non sia antipatico, si rende conto che... È disgrazia, insomma. E della mia disgrazia? Ne vogliamo parlare un momento? Questa è schiattata, senza saldare il suo debito, e io dovrei stare zitto in segno di rispetto. Ma in che mondo viviamo? Quell'appartamento l'avevo acquistato tra mille sacrifici per regalarlo a mio figlio. Si calmi, l'appartamento c'è ancora. È lei che non c'è più. Prima si paga, poi si muore. Sono stato educato così. Mi ridia almeno le chiavi dell'appartamento, così mi risparmio la spesa per il fatto. Flughi della borsetta, certamente gli arrivi. Se ne vada! Sotto gli occhi di tutti. Tanto uguale, no? Sul divano di casa, su marciapiedi, cosa cambia? Lo stile. Mamma, l'importante è che non abbia sofferto. La sveglio! No, lasciala lì! Scherzi, si sporca! Finuccia, alzati, non puoi dormire qui, perché io sto sulla sfondo. Andiamo, accompagnami a fare una commissione. Non mi sente, è possibile che non mi senta. Può succedere. Ma che tipo di sonno è? Io non ho mai dormito così. Per fortuna, adesso vieni. E la lasciamo qui? Certo, non vedi quante persone ci sono accanto a lei? Ma hanno certe facce. Come le nostre. Come la tua, mamma. Andiamo. Sì, è un po' più rispettoso così. Sì, anche la gente che passa fa meno impressione. Tra poco comincerà a irrigidirsi. Cazzo, era una così bella donna. Il rigor mortis non risparmia nemmeno le belle donne. Ma sei tu! Non ti avevo riconosciuta. Sono passati così tanti anni. Quindi stai arrivando da noi. Non so se esserne felice. Nonna! Incredibile! Non hai l'aspetto di quando sei sempre ringiovanita. Com'è possibile? È che ad un certo punto il tempo si ferma qui e sembra ritornare indietro. Passiamo in tanti, continua ad arrivare gente. Adesso anche tu. Nonna, mi dispiace, non ho ancora finito qui. Così? Lei è il figlio? Quale figlio? Della mia inquilina, no? Ah sì, sono suo figlio. Ha la possibilità di prelevare dei contanti dal conto bancario di sua madre. Scusi? Ma come, non capisce? Ha la firma sul suo conto corrente? No. Minorenne? Maggiorenne, ma interdetto a qualsiasi transazione economica. Essere bravo e fare le cose come le sai fare tu. Esattamente così. Ora dimmi. Ne ho fatte esattamente così? Quasi. Appunto! Appunto cosa? Quasi, non esattamente così. Perché più o no, non abbiamo le stesse possibilità. Ed è così per tutti i giorni, per qualsiasi cosa. Sono stato un bambino di genere variante fino ai 14 anni. Poi l'orizzonte si è schiarito. Ero solo un ragazzo tanto femminilizzato, ma così femminilizzato da detestare tutte le donne. Tutte. Meno una. Mia madre, tipico, detta così ti aiuta. Neanche un po', ho la sindrome di Down e da qui non esco. Ma io ti do una mano, vieni. C'è qualcosa che potremmo fare per aiutarti in questo difficile passaggio? Hai ragione, ecco il perché di tutta questa agitazione. Dio mio, ci dica. Dottore, non può farle un'iniezione. Così se ne va tranquilla. Mi occupo solo dei corpi, signora. È che non posso morire così. Alla
C'è mancato qualcosa. Senza quella cosa è come se avessi vissuto inutilmente, come una cagnolina, una moffetta. Perfetto, ora puoi dirci di che si tratta. Ehi, Cozza, ma quante ce l'hanno avuto l'amore? Ma di che giaci? L'amore vero, di un uomo che mi piacesse fino in fondo, senza distingo, senza ipocrisie, non la rima gemella, ma quella complementare, con cui condividere ogni respiro, ogni gemito, ogni idea. Sarebbe stato bellissimo! Signora, non ci metta in grande imbarazzo! Come glielo troviamo ora? Ma esiste! Abita nel mio quartiere! Sono 30 anni che lo incrocio, quando vado a fare la spesa. E perché non sei andata da fare prima? Il rincrescimento ne viene ora che non ha più un corpo. Lo so, è la tragedia della tendenza. Si può morire anche senza quel tipo di amore, sa? Viene l'infarto e via, pazienza. Quello che è fatto, come nella vita di tutti. Questi mi sembrano solo capricci. Era per aiutare la signora ad allontanarsi dal suo corpo, più tranquilla. Quello che state facendo è veramente brutto, vergognatevi, così lo confondete. Non è vero, stiamo solo cercando di far morire sua madre, finalmente in pace. Non ti accorgi così, bambocci. Forse hai ragione. Bambocci ci sta pennello, vero? Eccolo là. Chi? Lui. Quello che... Proprio lui. Ma mamma, quello? Sì, non è adorabile. Mi scusi, signore, le dispiacerebbe alzarsi? Io non vi conosco e non capisco che cosa volete da me. E come mai adesso parlate con il pubblico? Non si era detto che dovevamo fare finta che... Ma ora la situazione è cambiata. Lei conosceva la signora? Sì, era una che abitava nel mio quartiere. L'ho incrociata qualche volta facendo la spesa. E non si è mai accorto che... Di cosa? Che la signora era innamorata di lei. Ma cosa state dicendo? Non ne ho nemmeno mai parlato. Eppure? Eppure un bel niente. Non ci siamo detti nemmeno buongiorno. Non ci si innamora così, passeggiando per la strada. Può succedere. Un bel niente, a me no. Io sono sposato e ho ben tre figli. Infatti qui accanto c'è mia moglie. Dobbiamo chiederle una cortesia. Se posso. Potrebbe accogliere quest'anima in pena per un paio d'ore e trattarla bene. Venga su, abbia un po' di fiducia, non è niente, tranquillo. Ma come faccio ad accogliere un'anima? Me l'ha data in un'urna? Sopra un'ostia? Via, non sono in pena con le tue belle idee. Salga sul palco, venga a vedere da vicino la situazione. Si accorgerà che sei meno stramba di quanto sembri. Dovrei parlare prima con mia moglie. È una faccenda davvero sporca questa. Da quanti anni durava? Vedete, mi avete messo in un bel pasticcio e io non ho fatto niente. Signora, stia tranquilla. Nel tuo tradimento con un'anima disincarnata non c'è. Disincarnata lo dite voi, a me sembra bella vivace. Da quanti anni andava avanti questa relazione? È tutto stronzo. Venga! Vengo. Però mi fa impressione. Mamma, chi è quello? L'amore segreto di Pinuccia. Ha 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 ha
3 miglia da Marsiglia, già ho voglia di gentaglia. Ah ah ah, ma in Puglia che mi sveglio tra canaglie di famiglia. Ah ah ah, ora ho voglia che sia luglio e sia luglio meraviglia. Ora voglia...